Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft Ita, seconda stagione. Allora ragazzuoli, ero un po' FK nella mob farm. Tanto qui ho fatto un piccolissimo proprio farm di uova. Allora, la farm di uova è semplicissima, non sto qui a spiegarvela. Comunque, basta che pezzate solo delle galline con hopper. Raga, è molto semplice. Il problema è che ci vogliono almeno una ventina di galline per incominciare a vedere un po' di movimento, per vedere un po' di uova in più. Sì. Tre galline, sono stato anche fortunato. Allora, ragazzi, ho abbellito un po' il tutto con dei fiori e roba varia. Poi un ragazzo nei commenti mi ha scritto: tanto la pecora devo uccidere perché mi serve la carne e anche il porco devo uccidere. Maiale, scusatemi. Allora, un ragazzo nei commenti mi ha scritto: fai la farm di ferro, così a caso mi serve. L'ho preso in considerazione, ragazzi. Quindi, se anche voi vorreste uscire nei miei video e vorreste rimanere nella casa degli iscritti, basta che mi scrivete un commentino con delle farm. Comunque, ragazzi, allora andiamo a posare questa roba velocemente proprio. Ho visto anche la nuova farm di ferro, molto efficiente. E devo dire che la vorrei fare, però ci vogliono 24 letti. Ho 20 letti. Allora, 3. Oh, cazzo, come sei uscito tu? Accucci. Allora, chiudiamo qua sopra. Andando per salire, devo correre un pochettino. Ok, facciamo di prendere fuoco. Farò un po' di bordello, quindi scusate in anticipo. Ok. Perfetto. Allora, comunque volevo incantarmi un po' l'arco perché, ragazzi, ho trovato il come si chiama? Comunque ho trovato il dungeon come si chiama? Dell'End. Ok, Dungeon Land, l'ho trovato, è qua, è vicinissimo ragazzi, è vicinissimo e oltretutto è anche, sta anche in un villaggio qui vicino, cioè è sotto un villaggio proprio e non vi faccio immaginare neanche, cioè in una casa sta un piccolo quadrettino bucato, sono sceso là sotto perché l'Enderpearl è là sotto e ho trovato, già sono spawnato, piccolo dungeon, però sono spawnato esattamente nel portale dell'End, quindi vi lascio immaginare tra un po' le shulker box. Comunque, allora, cibo ce l'ho. Ah, cosa volevo far vedere? Ho messo riparazione su questi tre perché ho trovato una cosa bellissima. Una cosa bellissima, proprio. OP. OP. Scusate, a volte la gola mi dà qualche problema. Allora, in pratica, ragazzi, ho trovato il villager con il mending. Cioè, lo dite come hai fatto? Sono stato ore e ore a fargli modificare. In pratica, ragazzi, prendete un villager vergine. Ora vi faccio vedere il villager vergine. Comunque, ho pulito anche un po' questa zona. Ecco qua, il villager vergine. Questo qui che non ha nessun lavoro. Vedete? Se ci clicco sopra, non mi dà niente. Invece, questo qua, che farmer, mi dà la roba da scambiare. Un altro villager vergine, infatti. Vedo di farlo diventare un buon farmer. Dando la farm, raga,
è molto efficiente, ma molto efficiente proprio. Comunque, guardate qui, riparazione, 32 smeraldi e un libro, ci dobbiamo tenere, però questo qui l'ho modificato al massimo, infatti da qui dovrei prendere un po' di enderperlo perché mi servono però 5, mi sa che è un po' troppo. Chiuditi. Qui, raga, è l'altro villager per scambiare altre rotten flash. Poi ho trovato un villager che non ero. Cioè, non era a conoscenza. Quella del carbone. Poi questo è da 15 carbone. Cioè, ho stacchi infiniti di carbone. Quindi, per me non è un problema. Comunque, allora, per la farm di villager, mi servirebbero 20 o 24 lettere. Se non erro, con 20 o 24 villager, è un po'. No, vieni qua. Ma guarda, vabbè, lascialo lì. What the hell, brother? No, ecco come fanno ad entrare i zombie. Non me ne ero accorto di questa terra. Ok, era un danno ragazzi, perché se entra qualche mob vi lascio immaginare le bestemmie che voleranno qui. Vabbè, a parte questo ragazzi, andiamo a vedere un po' le farm. Ora si è updatato qualche pistone. Andiamo a vedere le farm. No, via. Allora ragazzi, la fama di Cactus farm un bot. Infatti già prima ho fatto uno stack, ora già che le avevo presi poco fa, già me ne ha fabbricati 15. Quindi 7 qua, 17 qua, buono. Non troppo. Non è male. Non è male, non è male, non è male. Andiamo qui giù. E prima di fare la farm di ferro. Prima di fare la farm di ferro. Volevo aspettare un po', dato che con questi villager sto un po'. Sono un po' bloccato. Sono bloccato perché comunque ce ne sono pochi e mi servono dei villager. Allora, cosa volevo fare oggi, ragazzi? Volevo fare la farm di polli. Farm di polli che non so dove la voglio mettere, perché comunque non so se metterla all'esterno o all'interno. Comunque, oltre a stone bricks, mi serve un secchierino di lava che già ho. Perfetto. Perfetto, direi. Poi mi serve un comparatore. Un comparatore. Torce redstone no, repeater sì. Con un distributore. E... No, la redstone, logicamente sempre la redstone. Poi prendiamo ferro. Poi ho fabbricato tantissimo perché sto pulendo, sto ripulendo tutta la zona quanto riguarda i pillager. Perché comunque là ho scoperto che si può fare una farm, quindi OP, cioè una farm veramente OP che caccia tantissimi smeraldi. Allora, vorrei fare anche un sorting system. Il sorting system, ragazzi, che comporta? Comporta tanti hopper e soprattutto una grandissima perdita di tempo, quindi non so se voglio farlo, ma non lo faccio. Comunque facciamo uno, due, per quanto riguarda sopra, tre. Se non mi sbaglio mi serve anche il quarto, sì. Mi
serve il quarto perché comunque mi serve il quarto. Quarto ve ne faccio così, eh. Lascio così. Posiamo il ferro, ragazzi, e questo è tutto quello che ci serve, oltre che alle galline. Quindi, per il momento solo questa roba qui mi serve. Allora, andiamo, vediamo un po' dove posizionare la farm, più che altro, perché non so, cioè, non so proprio dove metterla. Vabbè, la metto qui sopra. Terraformo un po'. Sì, devo terraformare un po'. Ragazzi, fatto tutto quello che dovevo fare. Ora pensiamo un po' alla farm. Allora, prima di tutto le ceste le volevo mettere, diciamo, una sopraelevata e l'altra sotto. Quindi facciamo un buco 3x3. Magari non così. Ok. Allora, la cesta la mettiamo. Prima cesta qui, seconda cesta qui. Poi con due hopper che guardano in faccia la cesta. Poi successivamente sopra l'hopper metteremo uno slab con un distributore che guarderà di fronte, sì, in questa posizione, di fronte alla slab, quindi in questa direzione. Poi successivamente metteremo un blocchettino di pietra da questa direzione. Comunque facciamo questo giro qui molto semplicemente. Poi mettiamo un comparator in questa direzione qui, che non mi dimenticavo. Dobbiamo mettere prima un repeater qui e un altro repeater qui. Ragazzi, questo qua sarà il clock per quanto riguarda il distributore, che si accende e si spegne quando arriverà. Tipo, ora vi faccio vedere. Faccio vedere subito, proprio subito. What? Dove sta l'hopper? Eccolo qua. Ora vi faccio vedere la roba che vedete. Questo qua sarà il clock che si accenderà e spegnerà, butterà le uova verso il vetro. Ora spero che la rete sia buttata così. Noi qui davanti andremo a mettere il vetro, il famosissimo vetro, rigorosamente in questa direzione qui. Ora vediamo un po'. Non ci riesco da qui. Ok. Sopra, poi un'altra in faccia alla slab. E che ciotta. Mi manca un pezzettino di vetro. Ecco il pezzettino di vetro. Ok, allora. Qui, qua non volevo far appezzare il secchio di lava. Quindi lo mettiamo sopra. Allora, il funzionamento della farm di polli com'è? Già so che lo sapete sicuramente. Comunque, quando le uova andranno sparate in faccia al vetro, con tutto il sistema, eccetera, eccetera, cosa succede? Escono i pulcini, cresceranno, toccheranno la lava e dopo andranno a finire molto semplicemente nell'hopper. Molto semplice, molto efficace. Ok, allora andiamo a ricoprire questa parte qui. No, moment. Momento di riflessione. Perché? Momento di riflessione. No, devo usare per forza. Sì. Sì, mi conviene. Devo usare per forza 3 hopper. Che non posso metterli così. Così. No, così, e così, e così. Allora, prendiamo. Ecco, mi fai mettere. Ok. Ah, ok.
No. Andiamo così. Così. Andiamo un pochettino qui. C'è un blocco per salire. Secondo strato l'ho messo. Mi sono dimenticato il terzo strato, vediamo un po' se lo becco. Ok. Allora vediamo un po' se lo becco. Ok ragazzi, allora qui sopra, ora, qui sopra, ci andranno delle botole, urgentemente delle botole, proprio veloce. Allora qui consiglio di chiudere questa, perché qua non fa, no, fa. Almeno due blocchi, perché quando ci saranno molte galline si incominceranno a spingere e usciranno fuori, quindi direi di compattare il tutto. Poi sopra gli hopper, ragazzi, non vi dimenticate le torce, non servono un granché, però mettetecele. Poi chiudiamo il tutto. Ora non ci resta altro che inserire le galline là sopra, che questa parte qui lo risparmio. Inserire le galline là sopra e aspettare che incominciano a spawnare le uova. Ok ragazzi, proprio Morto un pollo. Porca miseria. Volevo far vedere il live, però non fa niente. Allora, dato che sono stato un po' AFK vicino alle galline per far produrre le uova, sono stato AFK anche vicino alla farm di zombie. Quindi mi sono fatto un bellissimo arco per l'Ender Dragon. Con fiamma 1, indistruttibile 3, infinito, potenza 5, impatto 1, che non è proprio dei migliori, però devo buttare altre due galline qui. Quindi questo è uno, manca un altro, ok, un altro uno qui, poi qui. Allora ragazzi, sono già una decina di galline qui, qua 11 ora, e qua ancora 10. Porto tutto, diciamo così, in paranza. Oh, porca miseria. Ora devo aspettare solo che comunque crescono un po' le galline. Comunque già sta producendo. Infatti ho fatto esattamente 22, no, 23 pezzi di pollo cotto, che è un gran risultato. Vediamo se ho altre uova. No, questo qui non deve vedere la sua famiglia. No, questo pollo qui fa niente. Vediamo. Abbiamo altri polletti qui. Ora cosa voglio fare? Praticamente qui ho 6 slot. Riempirò tutti questi slot qui con le piume. E tutti questi slot qui con i polli. E qui farò la stessa cosa. Quindi ragazzi, allora, ragazzi, la farm è completa, quindi direi che per questo video è tutto. Io vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di lasciare un bel pollice in su se il video vi è piaciuto e di commentare sotto, sempre per quanto riguarda la farm. Quindi ragazzi, un saluto da Darkcold, bella a tutti!